negozi con cautela, con prudenza, con distanza, con mascherine, cercando qualche regalo di Natale nei negozi veri, nei negozi riaperti, penso a Milano, penso a Torino, quindi senza limitarsi al click su Amazon o su eBay, ma andando nei posti veri, con gente vera, parlando, incontrando, non dico abbracciando che non si può, però viva la vita vera, quella in presenza, viva i sorrisi veri, non dico viva le strette di mano, perché sarebbe un azzardo. Un pensiero prima di tutto e di tutti alla Sardegna, alle donne e uomini in Sardegna, soprattutto della provincia di Nuoro, che stanno lottando da ore contro il maltempo, contro un'acqua che entra e devasta. Un pensiero ai soccorritori, un pensiero ai volontari. Non siete soli, non siete sole. E faremo in modo che il governo si ricordi di voi subito, subito. Già nelle prossime ore, non lasciando passare settimane come fece per cercare di aiutare le popolazioni del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria colpite dal maltempo nello scorso mese di ottobre, che rimasero settimane in attesa di un intervento da parte del governo. Un saluto a tutti, tranne che al signor Morra, l'indegno presidente della Commissione Antimafia, che oggi è tornato. È tornato a far vedere agli italiani tutta la sua idiozia. Uso il termine idiozia perché per Morra va bene Oscar Wilde, che diceva mai discutere con un idiota perché ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. Cosa ha fatto questo genio stellato? Oggi è tornato in televisione, vi ricordate, per chi se lo fosse perso, questo è un parlamentare, un senatore, presidente peraltro della Commissione Antimafia, quindi con un ruolo rilevante, che giorni fa ebbe un'intervista disgraziata, può capitare, chiedi scusa, taci e vai avanti, in cui sostanzialmente disse che se i calabresi sono in difficoltà, un po' se la sono andata a cercare perché avevano votato una presidente di regione malata di tumore. Dimmi te quanto può essere cretino uno che ritiene che essere malati di tumore sia un handicap e quindi non preveda e non permetta che si possa andare a lavorare, andare in ufficio, andare in fabbrica, andare in negozio, andare in studio o andare in regione. Roba, già uno che ritiene che chi lotta contro il cancro valga di meno e chi sostiene, chi vota, chi appoggia, chi aiuta chi è in lotta contro il cancro, poi se le vada a cercare, ha dei problemi. Oggi è tornato a ripetere sostanzialmente che siccome tutti i calabresi a gennaio, quando hanno votato per il centrodestra e per Jole Santelli, sapevano che Jole Santelli aveva un tumore, insomma, oggi il popolo calabrese non deve stupirsi e lamentarsi. Ma ti rendi conto di quanto sei poverino, piccolino, incommentabile? Imbarazzante. Ho dato indicazione ai parlamentari della Lega di non partecipare alle riunioni della Commissione Antimafia fino a che verrà presieduta da questo idiota. Citando Wilde, un idiota. Mai discutere con un idiota, perché prima ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. Sciacquarsi la bocca quando si parla di donne e di uomini che lottano contro il cancro, contro il tumore e nonostante questo vivono, amano, lottano, sperano, lavorano. E un abbraccio a tutte le calabresi e i calabresi. Fortunatamente i Morra sono pochini, sono pochini. Domani riapre il Parlamento e incredibilmente la Camera dei Deputati dovrà parlare di immigrazione perché PD e 5 Stelle portano alla Camera il decreto clandestini. Cioè, nonostante l'emergenza Covid, salute, ospedali, ossigeno, vaccino, lavoro, crisi economica, tasse, Natale chiuso o Natale aperto, di cosa si occupa domani il Parlamento su precisa scelta del governo PD 5 Stelle e Renzi di immigrazione per cancellare i decreti sicurezza fatti da me
e votati dagli stessi 5 Stelle che domani voteranno in Parlamento per cancellare i decreti da loro stessi votati, i parlamentari della Lega e mi auguro di tutto il centrodestra ovviamente interverranno a ripetizione chiedendo al governo di ritirare i decreti clandestini e di tornare subito a occuparsi di Italia, di italiani, di lavoro, di crisi, di mutui, di salute e di quello che accade adesso. Ditemi voi come si fa a ritenere un'emergenza nazionale quella di riaprire i porti e i portafogli. Ovviamente questi decreti servono a far ripartire la mangiatoia, visto che siamo sotto Natale, la mangiatoia che si crea intorno all'immigrazione clandestina, scafisti, mafia, lavoro nero, droga, armi, prostituzione e alè. Torniamo all'Italia campo profughi? No, i parlamentari della Lega, se servirà, staranno giorno e notte e vi daremo la diretta sia su Instagram che su Facebook dei lavori del Parlamento e degli interventi di tutti, perché è giusto che sappiate i parlamentari che voi pagate, cosa pensano, cosa dicono, cosa votano e come si guadagnano lo stipendio che voi italiani, non voi scafisti e voi clandestini, ma voi italiani pagate loro. Peraltro oggi su molti giornali c'è un'altra brillante scoperta di una nuova tassa che il governo vuole imporre, una tassa patrimoniale per chi ha il torto di avere una casa e dei risparmi in banca. Io immagino che molti di voi abbiano, magari avendo lavorato e risparmiato una vita, una casa e dei risparmi in banca. Ebbene, se si superano i 500.000 euro di valore, quindi non i milioni di euro, i 500.000 euro di valore per un appartamento e i risparmi in banca, giù tasse. Giù tasse. Geniale proposta di PD e LeU, tasse. Per chi in questo momento di crisi ha il torto di avere una casa e un risparmio sul conto corrente. A proposito di tasse, il governo ha mandato oggi una lettera, il Ministero dell'Economia, in cui concede il rinvio addirittura di 10 giorni per il pagamento di alcune tasse e per le dichiarazioni dei redditi. Pensate che cuori d'oro, abbiamo al governo non più la scadenza del 30 novembre, ma addirittura una scadenza rimandata fino al 10 dicembre. Fino al 10 dicembre. Io l'ho riletta questa lettera 3 volte perché pensavo che ci fosse un errore, pensavo che ci fosse un'inesattezza, pensavo di aver capito male, invece no. Il governo regala agli italiani che dovrebbero pagare le tasse domani, fare la dichiarazione dei redditi domani, addirittura 10 giorni di rinvio. Ragazzi, se non è una presa in giro questa. A proposito, insistiamo come Lega e poi passo a commentare alcune delle vostre domande, dei vostri suggerimenti, delle vostre richieste, sempre premettendo che non leggo e ignoro bestemmie, volgarità, insulti. Andate su altre pagine, andate a giocare ai giochi elettronici, fatevi una partita alla PlayStation, andate a leggere un bel libro, fate una donazione a un'associazione di volontariato, fate 2 passi se potete farlo e non siete in zona rossa, invece di venire a bestemmiare o a scrivere sciocchezze, perché c'è gente che invece vorrebbe occuparsi di cose serie. Stavo dicendo, come Lega continuiamo a chiedere riguardo alla scuola, ministro Azzolina pubblica i dati. Inspiegabilmente, da giorni, il Ministero dell'Istruzione, guidata dalla Prode Azzolina, non pubblica più i dati sui contagi degli insegnanti e degli studenti. Vogliamo sapere. Cosa c'è? Un segreto di Stato su com'è la situazione nelle scuole? Possiamo sapere, o ministro Azzolina, com'è la situazione nelle scuole che sono ovviamente rimaste aperte, dei contagi per professori e studenti? C'è qualcosa che non funziona? Ci state nascondendo qualcosa? Ci sono problemi non risolti? Certo che lasciare la scuola italiana, 8 milioni di studenti, quindi 8 milioni di famiglie, 1 milione di insegnanti, in mano a un genio
come il ministro Azzolina, quantomeno però pubblica i dati, fai sapere com'è la situazione nelle scuole aperte, quanti sono i contagi fra studenti, insegnanti, personale non docente, presidi, come sta la scuola italiana? Azzolina bocciata. A prescindere da questo, e i 3 mesi di discussione inutile sui banchi con le rotelle, e poi sono stati certificati 50 crolli di soffitti in 50 scuole italiane da nord a sud, mentre questa andava a cercare in giro per il mondo i banchi con le rotelle pagandoli uno sproposito, tanto pagano gli italiani, venivano giù 50 pezzi di scuola in 50 scuole italiane. Un pensiero, e poi vengo a voi, a quello che è accaduto in Francia, incredibile. Manifestazioni di piazza contro la violenza di alcuni poliziotti, e durante queste manifestazioni contro la violenza, le immagini le abbiamo viste tutte, i manifestanti non violenti hanno bruciato auto e lanciato sassi, bastoni e bottiglie contro la polizia. Ma uno legge: manifestazioni di piazza a Parigi contro la violenza della polizia. Come finiscono? Con auto incendiate e sassi e bottiglie contro la polizia. Temo che in piazza ci fossero dei cretini, numerosi cretini. Non puoi manifestare contro la violenza usando la violenza. Sempre e comunque, per quello che mi riguarda, dalla parte delle forze dell'ordine. Chi sbaglia paga, anche in divisa, anzi soprattutto in divisa. Però quelli che bruciano le macchine, lanciano i sassi col volto coperto, il casco e gli scudi, poi se gli rubano il motorino o se vengono rapinati, chi chiamano? I Fantastici Quattro? Catwoman? Chi chiamano? Harry Potter? Immagino che chiamino polizia e carabinieri. Quindi rispetto alle donne e agli uomini in divisa. Un saluto. C'è mezza Italia, a me piacciono queste dirette anche veloci, primo perché vi racconto su cosa ci stiamo impegnando, su cosa sto lavorando in questa domenica pomeriggio, ripeto, emendamenti e ordini del giorno per bloccare i decreti clandestini, emendamenti alla manovra finanziaria per evitare nuove tasse come la patrimoniale sulla casa, impegno sulla scuola per avere notizie certe sulle condizioni delle scuole italiane, sulle condizioni di salute di insegnanti e studenti, battaglia antimafia vera per mandare a casa un idiota come il signor Morra, che continua a prendersela con i suoi conterranei calabresi, che sono molto più intelligenti di lui fortunatamente, che hanno avuto secondo lui la malaugurata idea, come presidente della regione, una donna che aveva il torto di avere un tumore, di combattere contro un tumore. Fortunatamente tante italiane e tanti italiani lo combattono, questo stronzo del tumore, lo combattono, questo infame del cancro, e lo vincono. I malati di tumore non sono da scartare, da rottamare, da isolare. E i calabresi, per fortuna, non sono tutti mafiosi, come qualche idiota vorrebbe far pensare. Un saluto a Filippo da Casale Monferrato, un saluto a Maria, un saluto a Francesco, un saluto a Carmine, un saluto ad Antonio, un saluto agli amici della pescheria Il Mare di Terracina, un pesce stupendo qua a Roma, sempre aperti, faccio pubblicità a gratis, un saluto a Daniele. Un saluto a Palermo 94, io lo combatto da 4 anni il tumore. Buona fortuna, buona vita, buona battaglia e buona vittoria. Mai arrendersi, mai mollare, mai. Un saluto ad Alessandro, un saluto a Francesco, un saluto ad Andrea, a Manuel, un saluto a Diana di Napoli. Oggi ho visto Milan-Fiorentina, mica male i ragazzi in maglia rossonera. E il minuto di silenzio per Diego Armando Maradona, che in campo è stato assolutamente il numero uno, doveroso. Poi leggo discussioni e polemiche su quello che faceva fuori dal campo. Posso dire che in questo momento si pensa a chi non c'è più e si pensa a un poeta, a un artista, a un genio assoluto e totale.
Un saluto a Samuele, un saluto a Dallison Orlandi, un saluto a tutti coloro che chiedono al governo di ricordarsi anche dei congiunti fuori regione, perché ormai viviamo fra zone arancione, zone rosse, zone gialle e zone chissà che cosa e non si capisce chi si può andare a trovare e perché. Ecco, io spero in un Natale in famiglia, coi figli, con la mamma, col papà, coi nonni. Avere un governo che con un mese d'anticipo dice no, state a casa, non si esce, non si fa nulla, Natale via Skype, Natale via Zoom, Natale a distanza. Perché seminare ulteriore preoccupazione, timore? Aspettiamo i dati. Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, perché no? Perché no chi lavora per 11 mesi all'anno a Milano e vorrebbe tornare a Palermo, almeno nel giorno di Natale, a salutare i genitori, non dovrebbe poterlo fare? Perché no chi magari fa il militare o fa il poliziotto a Lecce e vuole tornare a vedere i figli a Torino, non dovrebbe poterlo fare? Se si può, si fa, senza seminare paura, chiusura e terrore prima del tempo. Un saluto a Monreale, un saluto a Carla, un saluto a Francis, un saluto a Giusi Ferrazzo, un saluto a Alessandro Barbano, un saluto a Valentina, un saluto a Giova Mercu 50, un saluto a Cam Stefanucci, pure con un bacio, un saluto a Giuseppe Palladino, Arianna Conserva, Frutteto Rossi, un saluto anche ai tanti italiani all'estero che si fanno vivi durante queste dirette, un saluto a Salva Stralis. Io andrei giù a Crotone a trovare la famiglia e spero veramente che tu lo possa fare. Ho messo nelle storie di Instagram un sondaggio: Natale da soli o Natale in famiglia? Almeno questo governo non rubi il Natale ai bambini. Almeno questo governo non rubi il Natale ai bambini, il giorno più bello di tutto l'anno. C'è Vasco Rossi? Sì, molto. Poi un saluto ad Ale di Capalbio. Federica Cialfi dice: almeno a Natale vorrei andare da mia mamma, me lo auguro e te lo auguro e spero che il governo permetta. Nessuno pensa, ecco, non penso che voi stiate aspirando a fare veglioni di Capodanno in 500. Intanto saluto Masolento da Ginevra e Angelo da Stabia e Debbie da Ronchi dei Legionari. Ecco, non ci sono italiani matti, questo lo vorrei dire al signor Conte, al signor Renzi, al signor Di Maio. Gli italiani non stanno pensando a cenoni, alla Fantozzi, con centinaia di persone, trenini, trombette e cappellini, ma almeno poter passare qualche ora in serenità con la propria famiglia, con i propri figli, con i propri genitori, con i nonni, con i nipoti. Almeno questo. Non rubate almeno questo sogno ai bambini, a chi vuole rivedere il nonno, a chi vuole vedere per la prima volta il nipote, a chi come Emilia vorrebbe andare con il compagno a casa sua in Umbria. Almeno questo, se le condizioni di salute lo permetteranno, non rubatelo in anticipo. Saluto Gianfranco dagli Stati Uniti, saluto Tania, saluto Francesca Cipriani, saluto Leonardo Nosotti, saluto Edo, saluto Filippo dalla Germania e Antonella dalla Svizzera, Francesco da Nuoro. Ecco, siamo partiti da Nuoro, da Bitti in particolare, un pensiero particolare alle donne e agli uomini di Sardegna, aio, che stanno combattendo contro il maltempo, non siete soli. Un saluto a tutti quelli che non perdono la speranza. Poi certo, io ho letto prima uno che se la prende con quel genio del ministro che ha detto bisogna far nascere prima Gesù Bambino. Ecco,
Tanto saluto Michele dalla Croazia e Gianlo Bianco da Roma e Fabri da Assisi. Ma come cacchio si fa ad avere al governo un ministro che dice ma quest'anno Gesù Bambino potrebbe nascere non a mezzanotte ma alle 10 di sera? Ma cosa c'entra? Ma cosa cambia? Ma cosa cambia? Ma cosa cambia? Poi se si potrà andare a messa, si andrà a messa per chi crede ovviamente, alle 10 o a mezzanotte. Ma mi spiega questo ministro che dovrebbe occuparsi di altro, di italiani, di salute, di lavoro, di benessere. Gesù Bambino può nascere 2 ore prima. Ragazzi, ma qua abbiamo quello dell'antimafia che se la prende coi calabresi perché hanno osato eleggere come presidente una donna che combatteva contro il tumore. Un altro ministro genio che dice bisogna far nascere prima Gesù Bambino, se non è un problema. La Azzolina che nasconde addirittura i dati sui contagi nelle scuole, sui contagi di insegnanti e studenti. Ma come si fa? Quell'altro genio che propone la tassa patrimoniale per chi ha una casa. Ma in questo momento bisognerebbe cancellare, almeno per un anno, cancellare tutte le scadenze fiscali, tutte. Ma come si fa? Samuele dice i setuti imbriaghi. Immagino Veneto. Non so se siano sobri o ubriachi. Saluto Debbie che dice l'Azzolina è inutile. No, non è inutile, è dannosa. Perché un ministro inutile quantomeno non fa danni. Un ministro dannoso fa danni. Un saluto a Eni, un saluto a Zoppino, un saluto a Tiago, un saluto ad Alessandra, un saluto ad Antonella. Ecco, quantomeno le battaglie della Lega in Parlamento settimana scorsa hanno portato a dare dei soldi alle partite IVA, agli artigiani, ai commercianti, ai lavoratori autonomi, ai piccoli imprenditori. Tanto Angela mi dice il nostro parroco quest'anno non farà il presepe per non turbare gli immigrati. Ecco, non so Angela dove, ma io non ho mai trovato un cittadino immigrato, un bimbo straniero infastidito dal presepe, da Gesù Bambino, da Giuseppe, da Maria, da una delle tradizioni più belle, anche per chi non è cattolico, anche per chi non è cristiano, almeno in questo Natale, lo dico ai parroci che ci stanno seguendo, agli uomini e alle donne di chiesa, non rubiamo il sorriso, il sogno, il segreto ai bimbi, quantomeno i bimbi, ecco, governo, che già stai mettendo in difficoltà milioni di italiani adulti, lascia stare i bimbi, non prendertela coi bimbi, non rubare il Natale ai bimbi, non rubare la notte di Natale, il sogno, i regali, il sorriso. I bimbi che mettono sul balcone una tazza di latte con 2 biscotti e un frutto per dare da bere e da mangiare a Babbo Natale, alle sue renne. Non rubiamo il sorriso, la speranza, il sogno. Che senso ha non fare il presepe? Anzi, quest'anno più che in tutti gli anni precedenti, un sorriso vale doppio. Una buona parola vale doppio, un grazie vale doppio, un presepe bello, povero ma bello, vale doppio. Riprendiamo quello che costa poco ma dà tanto, il sogno, il sorriso, la speranza, la bellezza, perché già ci sono milioni di italiani in lotta per difendere il proprio lavoro, il proprio negozio, la propria attività, il proprio posto di lavoro. Ecco, quindi io spero che i ministri, invece di preoccuparsi di sciocchezze, si occupino di Italia e di italiani. Attenzione, quando parlo di Italia e italiani, parlo anche dei tanti stranieri, dei tanti immigrati che sono in Italia e sono persone per bene. Sono arrivati regolarmente, hanno i documenti a posto, mandano i figli a scuola, pagano le tasse, combattono, soffrono, si sentono italiani, sono perfettamente inseriti, rispettano la nostra cultura, la nostra storia, la nostra religione. Saluto Filippo da Israele, saluto Simone, saluto Antonella. Fatevi vivi se ci sono donne o uomini che sono arrivati da lontano, dall'altra parte del mondo, ma sono parte della nostra comunità, del nostro territorio. Sì, il telefono dietro, no, funzionare non funziona, però è bello perché mi ricorda di quando ero piccolo e andavo a schiacciare il pulsantino rosso per vedere se erano rimasti dei gettoni dentro. Saluto Christian, saluto Falsa, saluto Sissi, saluto alcuni amici che non stanno seguendo perché hanno avuto problemi enormi
in famiglia, ad esempio, saluto Anastasio, uno dei sindaci siciliani della Lega che per primo ha aderito al nostro progetto, alla nostra battaglia, a cui è venuto a mancare un figlio, il figlio Alessandro, proprio poche ore fa. Quindi un abbraccio ad Anastasio, sindaco di Motta, Sant'Anastasia in Sicilia, e un pensiero, una preghiera, un abbraccio e un buon viaggio al giovane Alessandro, che sicuramente accompagnerà il papà, tutta la sua famiglia e tutti i suoi amici da lassù. Un saluto a Cinzia da Londra, un saluto a Vittorio, un saluto a Roberto dal Lago di Como, un saluto a Simona Maggiori del 79, un saluto ad Andrea dalla Puglia, un saluto ad Apre da Termoli, che bella Termoli, me la ricordo ancora. Un saluto a Pietro, un saluto ad Antonella dalla Svizzera, Federico De Poli, a Germana Sforzi, Alessia, Cody. Vado, ragazzi, qua c'ho una bella cartellina con alcune proposte, alcuni emendamenti, alcuni ordini del giorno. A proposito, un altro tema: giovedì sarà la giornata internazionale per le persone con disabilità. Altro tema su cui ci stiamo impegnando come Lega è quello di un sostegno vero, concreto, immediato alle famiglie che combattono ogni giorno per abbattere le barriere che spesso e volentieri ragazzi e ragazze disabili devono affrontare ogni giorno. 6 milioni di disabili in Italia, fra sordi, non vedenti, malattie psichiche, autismo. Un saluto e un abbraccio in particolare, ogni tanto faccio delle discussioni in privato perché mi mandano dei suggerimenti, alle mamme e ai papà che hanno dei bimbi autistici con cui crescere, con cui combattere, che con la chiusura delle scuole soffrono più di tanti altri. Grazie, perché siete un esempio di come non ci si arrende. Un saluto a Sabrina, un saluto al Trentino, un saluto a Mari, un saluto a Michela, un saluto a Maria Magistri. Vado. Ragazzi, grazie, mai mollare, mai perdere la speranza. Ce la faremo, ce la faremo.